Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buonasera e benvenuti ad un altro appuntamento con Trieste in diretta. Staremo insieme fino a poco dopo le 18.30 e quest'oggi ci occuperemo di argomenti collegati in ogni caso al, al coronavirus. Nella seconda parte avremo con noi il dottor Dario Bianchini che è il direttore della prima medica dell'ospedale di Catinara, nella seconda parte collegato via Skype è con noi il professor Alessandro Marcello, direttore del laboratorio di virologia degli ICGB che ringrazio per essere tornato, seppure in questo caso via, via Skype appunto, eh, nostro ospite. Buonasera professore. Buonasera allora eh, parliamo, parliamo di coronavirus. Noi ci eravamo sentiti se non mi sbaglio, credo d'estate, probabilmente comunque un po', un po' di tempo fa. Eh, quando probabilmente, secondo alcuni alcuni eh, alcuni suoi colleghi, alcuni, alcuni scienziati, eccetera, forse si è, forse diciamo così. Si era, ci si era quasi illusi, magari più noi che voi, che il, il momento potesse essere se non superato, che non sarebbe forse tornato con i numeri che contiamo attualmente. Beh, certamente era chiaro nella comunità scientifica che la, il, il, la seconda fase era, era prevista, eh, che i contagi sarebbero saliti in autunno, era largamente previsto. Eh, quello che purtroppo si è percepito alla fine del lockdown, alla fine della, della fase emergenziale di primavera, è che eh, ci fosse ormai un ritorno alla normalità e che quindi tutta la crisi fosse finita. In realtà questo non è successo purtroppo. E siamo ritornati appunto a, la, a questa situazione di emergenza, al fatto che lei mi, mi invita di nuovo al suo programma. Quindi, eh, questo purtroppo è un brutto segno in un certo senso, vuol dire <ride> se voglio mi fa piacere essere con voi, ma effettivamente non è, non è un buon segno. Ecco allora, nella, diciamo così, io faccio riferimento a quello che, che noi leggiamo in questi, in, noi non, non dentro le cose, insomma. Che noi leggiamo in questi, giorni, in questi giorni sui giornali. Poi magari su questo sarò un pochettino critico. Ma intanto eh, ripetutamente da, da ambo le parti, poi si voglia guardare la questione. Tutti quanti sottolineano che i numeri eh, che registriamo adesso, anche se superiori a quelli magari che si registravano in alcuni momenti. Della scorsa, della scorsa primavera, debbono essere letti in modo diverso, perché magari il virus non è così grave come la scorsa primavera, però c'è d'altra parte anche la lettura dei numeri che riguardano gli ospedali, che è quella, forse più, come posso dire, più interessante e da tenere maggiormente sotto controllo. Allora, le rispondo innanzitutto da virologo. Da, il, mio, il mio mestiere è quello di, di lavorare con i virus. E le posso dire che il SARS-CoV-2, il coronavirus, eh, che isoliamo adesso, che abbiamo isolato durante l'estate, che abbiamo isolato all'inizio dell'epidemia in Trieste i primi di, di marzo non è cambiato molto. È lo stesso virus, ha alcune piccole mutazioni, ma comunque abbastanza poco rilevanti dal punto di vista della patogenicità, e quindi è lo stesso virus in grado di fare lo stesso tipo di danno che faceva. In marzo, quindi il virus è lo stesso, non c'è nessuna modifica dal punto di vista della, della sua capacità di, di infettare e di, e di fare di fare danno. Dal punto di vista invece del, dei numeri, è chiaro che eh, i test sono stati fatti in modo diverso a marzo rispetto ad adesso, intanto, a marzo eravamo in piena emergenza, siamo stati colpiti inaspettatamente dall'epidemia. Abbiamo eseguito pochi test, relativamente pochi test e molto concentrati su categorie estremamente a rischio, quindi persone in, in stretto contatto con, con gli infettati. E quindi eh, adesso facciamo molti più test, per fortuna, siamo in grado di avere di, di, di monitorare molto di più la, i positivi nella popolazione e quindi è chiaro che eh, la percezione che percentualmente siano meno quelli diciamo ospedalizzati quelli con... con, con con sintomi gravi è falsata dalla modalità in cui sono stati eseguiti i test. Okay. Quello che c'è da, da chiarire è che esiste, è vero, in molti, in molti casi il virus non ha una sintomatologia particolarmente rilevante, può essere asintomatico, può essere poco sintomatico, ma è vero che più si alzano i numeri, più la percentuale di persone, di persone che hanno sintomi gravi, che devono essere poi ospitalizzate e quindi hanno, devono richiedere interventi anche in terapia intensiva aumenta. Ho capito. Allora, eh, è vero anche che eh, in questi, soprattutto in questi, ultimi, in questi ultimi giorni è un po' cambiata anche la, come posso dire, la comunicazione dei numeri, perché fino a qualche tempo fa non veniva fatta, non veniva fatta la, come si dice, la proporzione fra il numero di tamponi eseguiti e eh, il numero e il numero dei, eh, dei positivi. Eh, tutti quanti dicevano, beh, ma in fin dei conti è un calcolo che si può, che si può fare, è vero, fondamentalmente, eh, però ecco, secondo lei il fatto che adesso ci sia anche questa comunicazione significa qualche cosa oppure, eh, eh, se permette l'ironia, è un favore che fanno a noi giornalisti che non siamo molto bravi in matematica e quindi... Quando dobbiamo fare le proporzioni ci mettiamo le mani nei capelli, chi ha questa possibilità? Eh no. Allora diciamo che sono tutti, sono tutti numeri che servono a avere un'idea di come si evolve l'epidemia, ma al di là dei numeri quello che è cambiato rispetto a marzo nella gestione è che viene gestita più diciamo, a livello regionale, locale che non a livello mm. nazionale. E questo è un punto eh, si vuole evitare a tutti i costi di arrivare nella situazione di lockdown che c'è stata a marzo e questo è chiaramente un bene perché si cerca di evitare un, un danno maggiore e, e bisogna quindi diciamo fare iniziative locali per per, uh, per contenere la, la trasmissione i numeri appunto per me i numeri tanto tendo a non guardarli giorno per giorno perché mm. diciamo uh, danno una percezione Sbagliata, Secondo me vanno, vanno visti una volta alla settimana al massimo per avere un'idea più globale di come, avviene, mm. come procede l'epidemia. Molti dei numeri cambiano con un, con un ritardo di un paio di settimane, sappiamo bene che eh, tutte le iniziative che vengono prese adesso avranno un effetto più avanti, sì, sì. ma anche adesso il trend è alto, quindi ci si, si prevede un aumento nelle prossime settimane. Quindi tutto va, va, va visto poi nel contesto dell'andamento dell dell'epidemia. E ci sono epidemiologi che fanno questo mestiere, quindi non sta tanto a noi calcolare questo quanto a chi deve farlo e a chi deve mettere in piedi tutte quelle iniziative per contenere la trasmissione. Ma al senso, per esempio, mh, eh, io sempre rimango fermo ai numeri, poi dopo esco da, 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 questo, da questo argomento. Per esempio, eh, si, si può pensare che. Eh, su di noi, per esempio, si abbatteranno gli stessi numeri che si sono abbattuti sulla Francia con qualche settimana di ritardo? O no? Eh, diciamo, quando eravamo in marzo e vedevamo i nostri numeri, eh, eh, parlavo sì, con mio fratello eh. che sta in Inghilterra, e dicevo: Guarda, in Inghilterra tra due settimane sarete nella stessa situazione. Adesso secondo me eh, dipende da come viene affrontata la situazione in Italia in questo momento. Mm. Se si verrà affrontato in modo determinato e con le procedure corrette si riuscirà a contenere meglio l'infezione. Vediamo la Germania, la Germania mantiene comunque dei numeri accettabili e riesce a contenere meglio l'infezione. Speriamo di restare a livello della Germania e non a livello della Francia o del, della Spagna. Io però non voglio chiederle eh, opinioni che non siano appunto eh, corroborate dal, dal, suo, dal suo lavoro, logicamente, però eh, dove, si è, eh, dove si è sbagliato, dove, si è lasciato, dove ci si è lasciati andare quest'estate, con le vacanze, con, con la movida, con, eh, con una generale, forse mettiamo anche speranza che si... Che, che, che si fosse fuori e invece non era così, qual è stato secondo lei, se si, può, se si può parlare, di errore se non fondamentale comunque più grave o di atteggiamento, mettiamola ora, così? Riflettevo su questo, non è chiaramente il mio mestiere, però riflettevo un po' su questo e pensavo che prendersela tanto con i giovani secondo me non è, non è giusto, nel senso che i giovani sì. sono giovani e fanno i giovani giustamente. Secondo me i maggiori responsabili siamo noi, io e lei, gli adulti responsabili, perché l Ho notato in molti, molte conoscenze, amici, con, eh, anche colleghi, una, un voler ritornare alla situazione di normalità precedente. Sì. E quindi voler tornare assolutamente a come era prima, la situazione come era prima. E questo, questo è un errore perché la situazione non, to non poteva tornare come era prima, bisogna, bisogna mantenere tutte le prudenze necessarie. E questo a livello, diciamo così, di ragionamento più, più sociologico. A livello invece di, di ragionamento più invece tecnico, eh, quello che, ma, che, che, che viene fatto ancora non, non in modo ottimale è la cosiddetta triade, cioè il test, i test che adesso vengono fatti sono aumentati, quindi quello è un bene, ma poi ci deve essere, fa deve essere fatto il trattamento e il contenimento, e il, scusa, il, il tracciamento e la, e la quarantena, quindi i contenimenti e l'isolamento. Okay. Questo ancora è, eh, deve essere migliorato, deve essere più facile tracciare e isolare e come le applicazioni immuni non è stata sufficientemente diciamo, pubblicizzata e, e introdotta nella popolazione, adesso è troppo tardi, mm. però questo era, quello era uno strumento molto sì, utile sì. per questo tipo di attività. Io ce l'ho, ma vabbè, questo poi non… Sì, sì, anch'io ce l'ho. <ride> Però obiettivamente non ricevo notifiche, non ricevo. Sì, cioè, sì, sì, è, è morta, è un po' come dire. È, è come avere Easy Park utilizzata. a quel punto, insomma, se non, sì, esatto. non c'è appunto la, 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 la collaborazione generale. Ecco, oh, esatto. eh, parlando, professore, di luoghi anche, no? Eh, anche là la scuola sembrava il. Com, come posso dire, il. Il focolaio, per, il, il, focolaio per, il focolaio per eccellenza. No? Invece, insomma, alcuni sostengono che fondamentalmente la scuola è più sicura che, che altri luoghi. La, anche per quanto concerne i teatri, eh, leggevo l'altro giorno un, un intervento di Paolo Mieli il cui titolo era Se volete stare sicuri, andate, andate a teatro, anche là. Rispetto ad alcuni numeri che sono stati comunicati, non c'era questa, eh, come posso dire, non c'erano questi numeri di focolai che si, che si potevano immaginare. Eh, anche qui, forse ragioniamo su, su, ragioniamo anche sulle speranze più che su altro, ma è, è davvero così? Allora, eh, rispetto al argomento che facevo prima, the new normal, la nuova normalità è questa, in cui Ho si fa teatro. Con, una, con un distanziamento, con le mascherine, con le sanificazioni degli ambienti, con le reazioni degli ambienti, con una serie di nuove procedure è un, è un posto sicuro. Le scuole hanno adottato sistemi di sicurezza per gli studenti, con distanziamento, con eh, gli orari eh, scaglionati, eccetera, e soprattutto fanno un attento monitoraggio degli studenti e se ci sono dei casi in famiglia o positivi, subito la classe viene Test, viene eh, diciamo sottoposta a un test antigenico veloce. Questo, questi sono gli strumenti che ci permettono di eh, lavorare o studiare in serenità. Quindi, secondo me, non è il punto se eh, non bisogna, bisogna chiudere teatri, bisogna chiudere le scuole, bisogna chiudere palestre, bisogna accettare il fatto che la normalità adesso è diversa e bisogna Abituarsi a questo, quindi anche noi dovremmo accettare il fatto di essere al cinema distanziati con le mascherine, come una volta si formava al cinema, adesso non si forma più al cinema. Insomma, sono modifiche delle abitudini. Sì. E, e certi luoghi dove queste, queste, diciamo, questi protocolli sono stati eh, adottati e, e implementati in modo corretto sono posti sicuri. Um, prima, un telespettatore chiedeva uh, la questione mascherine, se le mascherine sono. Uh, efficaci o, o meno. Io le ribalto un po' anche in questo caso la domanda, e, uh, e poi dopo casomai mh, mi spiegherò perché. Um, è stata, io mi ricordo che quando si è incominciata a parlare di mascherine, quindi credo verso febbraio, a questo, a questo punto, molto della comunicazione insisteva sul fatto che la mascherina serviva per proteggere gli altri da te. Mi chiedevo se appunto in una eh, società come la nostra che è abbastanza individualista, alla fine se questo non fosse un messaggio controproducente, perché sappiamo benissimo che il ragionamento di più d'uno può essere, boh, vabbè, se devo proteggere un altro non occorre che, cioè, non occorre me la metto, insomma, non, non protegge me, protegge gli altri. Mm, è, è stata una mossa corretta secondo certi aspetti, però per, per come la vedo io forse alla lunga un po' come dire un po' troppo corretta ecco, mettiamola così allora, non vorrei far difetto all'intelligenza degli italiani nel senso è chiaro che proteggere gli altri protegge anche te stesso e chi ti sta intorno eh, diciamo sicuramente siamo una società più individualista di un tempo ma penso che siamo tutti in grado di capire la differenza mm. le mascherine servono, chiaramente sono, sono fondamentali per, per contenere la trasmissione della malattia Forse all'inizio c'era stata un po' di confusione, in febbraio, stiamo parlando ancora, quando l'OMS ancora non le, diciamo, non le consigliava. Ma c'era anche un problema molto importante di approvvigionamento, c'era la necessità di, 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 di proteggere le categorie a rischio prima di tutto. Adesso chiaramente la, ne abbiamo più a disposizione e possono essere utilizzate in modo massiccio. Se lei andava in Cina negli anni scorsi, comunque la gente usava le mascherine, perché si ricordava ancora della SARS del 2003 mm -hmm, sì. o delle mm -hmm. influenze del 2009. Quindi. Là dove c'è un'esperienza un di epidemia, un'esperienza di, di questo tipo di, di, di situazioni, la mascherina è diventata un, un, un oggetto di uso, di uso comune. Qua per fortuna non abbiamo avuto queste esperienze, dobbiamo abituarci a utilizzarla okay. come oggetto di uso comune. C'è un semplicemente... paese adesso a cui guardare eventualmente per, per capire come contenere, come venirne fuori con più facilità? Allora, ogni paese è, è, diciamo, è, diverso, e è uguale è diverso, nel senso che noi, eh, insomma, la, eh, paesi come la Francia e l'Inghilterra hanno grandi metropoli centralizzate e altri la Nuova Zelanda ha fatto degli ottimi, degli ottimi contenimenti, però è un paese che sì, ha una più popolazione più di sì. popolazione molto eh, molto rada. Quindi, sì, Secondo me più che altro bisogna lavorare su quello che sappiamo fare, in Italia lo sappiamo fare, eh, si tratta di, soprattutto di una questione di organizzazione, di logistica della sanità eh, che va organizzata sul territorio e va comunicato in modo corretto al pubblico. Questo che lei dice eh, si applica anche eventualmente ad un'eventuale risposta su quello che potremmo anche chiamare il caso Milano, il caso Lombardia, quella è una zona in cui... I traffici sono talmente, talmente importanti. I traffici poi di, di, di ogni tipo, attorno a Milano gravitano masse di, eh, di gente che insomma, quotidianamente, anche adesso comunque vi arriva per lavoro, eccetera. Credo sia questo anche che spiega la, i, i numeri che purtroppo là si registrano. Assolutamente. Il Milano ha un doppio, una doppia sfortuna, un, un po' perché era al centro dell'epidemia, comunque, anche mm, in sì in marzo quindi sicuramente c'è un, un cioè è rimasta una prevalenza di casi anche durante l'estate non è che è scomparso il virus sì, sì. e, eh, e in più appunto come diceva lei è una metropoli eh, con uh, comunicazione, gente che arriva che parte eh, quindi purtroppo eh, è più a rischio quindi vanno sicuramente aumentate le misure di prevenzione in queste, in queste situazioni e diciamo il cambiamento rispetto a marzo che non ci sono più misure nazionali come dicevo prima ma locali quindi ognuno localmente mm. deve cioè, eh, diciamo, eh, è un'epidemia un che dimostra quanto è importante affrontare un problema globale con i comportamenti individuali, a partire da noi stessi, sì. per passare poi alla nostra comunità, alla famiglia, per passare poi alla, alla città, alla provincia, alla regione, eccetera, eccetera. Quindi si tratta di, di migliorare tutti i comportamenti locali, individuali, per ottenere un controllo dell'epidemia a livello globale. Eh, si, si va verso, cioè sta, è già iniziata in realtà tra l'altro, eh, poi ne parliamo anche con l'altro ospite, ma comunque lo chiedo, lo chiedo anche a lei, eh, la campagna per la vaccinazione anti-influenzale, anti quanto mai eh, necessaria quest'anno quest proprio per, per evitare che ci siano diciamo, sovrapposizioni fra, fra, il virus, fra il coronavirus e il virus influenzale Tucure. Eh, potrebbe essere, io avevo sentito ancora, ancora, ancora in primavera, per dire la verità, potrebbe essere che la vaccinazione anti-influenzale, certamente non protegge dal coronavirus, ma insomma eh, potrebbe avere qualche, qualche effetto anche, anche, in quel, anche in quel senso. Ci sono dei dati che mostrano come eh, cioè le vaccinazioni di per sé stimolano la risposta immunitaria, anche a specifica, e quindi danno un po' di protezione rispetto anche. Altre, altre, altre infezioni quindi diciamo un, un po un pochino di protezione la può dare non, non specifica sì. però un pochino la può dare è importante come diceva lei giustamente per diciamo anche eh, avere meno casi di, 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 di sintomi respiratori quindi per sì. poter discriminare meglio tra le due malattie c'è da notare comunque che eh, in Australia voi sapete che l'influenza a un ciclo stagionale, quindi da noi avviene d'inverno, in Australia avviene sì, quando da noi è sì. estate, no? quindi noi sappiamo, abbiamo i dati dell'influenza in, in Australia e i dati ci mostrano come l'influenza ha avuto un crollo perché tutte queste forme di, di distanziamento sociale, di mascherine, eccetera. Ah, già, certo, di... sì, Influenzano anche l'influenza, quindi alla fine probabilmente avremo molti meno casi, ma no? questo non vuol dire che non bisogna vaccinarsi. Che non bisogna vaccinarsi, certo, certo. certo. ecco, E invece. Come siamo col, 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 vaccino, col vaccino coronavirus? Perché qua se ne sentono veramente di, 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 di tutti i colori. Eh, il vaccino coronavirus? È... Se ne sentono di tutti i colori? Sto, sto pensando, non è, non è proprio correttissima come, come modo di dire, ma insomma, vabbè. Se ne no, vedono di tutti i colori. Il, il, eh, chiaramente ci sono, è una gara internazionale dove c'è un grosso investimento internazionale per avere i vaccini. Avremo dei vaccini eh, da più fonti, quindi eh, ci saranno più di un vaccino disponibile il prossimo anno. Saranno disponibili a quando? Di allora, dipende. Eh, sappiamo che il Presidente degli Stati Uniti ha ricevuto gli anticopi monoclonali che ancora non sono approvati per uso clinico, quindi cioè, a qualcuno riceverà il vaccino molto presto. Eh, sicuramente le categorie a rischio... Eh, gli operatori sanitari saranno i primi a poter accedere a questo tipo di, di protezione ma per averlo a disposizione per tutto il pubblico ci vorrà, ci vorrà del tempo anche per una questione semplicemente di disponibilità delle dosi certo. eh, del numero di dosi quindi cioè questo quest inverno ce lo facciamo col coronavirus se ne riparla al prossimo ecco. ho capito e senta, né, qui arriviamo poi all'altra all questione di questi, di questi giorni di questi mesi per dire, per dire la verità Oggi eh, su, circola, su, circolava su Facebook una, un post che a me ha fatto, che a me ha fatto molto sorridere e eh, ho paura che qualcuno ci caschi tra l'altro perché bisogna mh, fare attenzione a queste, a queste cose dove veniva, eh, veniva citato l'eminente eh, virologo, virologo professor Sassaroli che altro non è se non è come si chiama Adolfo Celi in Amici Miei. Quindi c'era un'ironia un su quella che però molti eh, adesso, come posso dire, considerano forse una over exposition di epidemiologi, virologi, eccetera, che trovano certamente eh, le, le, le porte spalancate, specialmente... Da alcuni, da alcuni quotidiani più che, da alcuni più che dalle televisioni, questo bisogna dirlo, e effettivamente ogni tanto ci bombardano di eh, opinioni le più, le più contrastanti, e in alcuni casi io mi rendo conto, per esempio, un, eh, leggevo l'altro giorno su Repubblica, prepariamoci alla terza ondata, che eh, posso supporre che sia corretta come. Come eventuale misura preventiva. Però detta così buttata là, secondo me da un lato spaventa, da un, lato, da un altro lato irrita e rischia magari di fare in modo che si pensi poco alla terza ondata, perché il primo pensiero che uno può avere rispetto a quell'intervista è: ciò, non so neanche a finire la seconda, già questo parla della terza. C'è stata un, un po' di, eh, come posso dire, un azzardo nei, anche nei vostri confronti da parte dell'informazione eh, è una domanda difficile perché allora, eh, molte affermazioni che ho sentito in questi mesi anche da colleghi non mi sono piaciute l'ho trovato che l'esposizione mediatica ha fatto male a molti, a molti colleghi eh, capisco anche l'esigenza dell'informazione della comunicazione di avere, eh, avere opinioni esperte su certi argomenti Cercare di evitare di, di trasformare tutto in un talk show e di, avere, di lasciare fare a diciamo, noi eh, professionisti del campo basarci, di, di parlare solo sui dati, sui dati scientifici, questo è quello che, che, che vorrei che fosse fatto il più possibile, e, lasciare, eh, e non parlare di altre cose, Quindi limitarsi a quelli che sono i dati scientifici, quello che è solido, o perlomeno sufficientemente solido a poter essere comunicato, e farlo in modo... Coerente e, eh, e, e, diciamo, e, e, e trasmettere l'informazione corretta, proprio per evitare un'overesposizione e anche quindi una, un, un messaggio più debole poi alla fine, perché il messaggio deve essere forte: il messaggio deve essere forte sì. che, che questa infezione ormai ce l'abbiamo è nella popolazione umana resterà, non è che scomparirà nel nulla, ok. Non è un, no big deal, cioè abbiamo avuto delle altre nel passato, ci, siamo, ci abbiamo convissuto siamo molto più veloci a gestirle, certamente, però vi ricordo anche che sono passati sette mesi da quando abbiamo cominciato a lavorarci qui a Trieste sì. e, e dieci mesi da quando abbiamo cominciato a lavorarci in Cina, cioè non ne sappiamo quasi nulla del, sì, del cioè, virus. C'è anche una, mh, sì, la, ne la necessità anche di storicizzare i tempi. Siamo stati molto più veloci rispetto al passato, ma comunque ne sappiamo poco. Se pensiamo che con HIV ci sono molti anni per avere dei farmaci, per avere dei... Delle, delle terapie efficaci, quindi insomma eh, cerchiamo di contestualizzare anche nel tempo, e, e nella, eh, sia attuale sia anche diciamo, nella naturale evoluzione di queste, di queste epidemie nella, nella popolazione umana. Quello che lei ha detto, lasciate parlare gli esperti, mi, sembrava, mi ricordava molto un, la frase centrale di un film di Clint Eastwood che si intitola Sully: dove. Uh, si parla di un, di un incidente aereo e si, e si procede per come si chiama? Si procede per, per, per esercitazioni, per simulazioni, eccetera. E ad un certo punto la persona coinvolta dice: Bon, va bene. Adesso abbiamo finito di giocare. Fate parlare noi. Che siamo sul campo. ecco, insomma, era una. No, penso che lei non l'abbia visto No, sì, eh, sì, l'ho visto, visto. Ah, l'ha visto. Ah. Eh, sì, diciamo. Come dire, c'è una cioè, differenza tra comunicazione, anche lì, Sali c'era l'eroe, quello che ha salvato l'aereo facendo una manovra eh, così al limite del, sì. del suicidio, e poi la giustificazione tecnologica, quindi l'ha fatto non basandosi su un istinto, ma basandosi sui dati che aveva. Sì. Eh, purtroppo i dati sono noiosi e non sono facili da <ride> comunicare, <okay>? ah, <ride> questa è la realtà, eh, e quindi. Eh, la, le semplificazioni fanno sempre male per, è chiaro che per comunicare bisogna semplificare ma non bisogna esagerare nella semplificazione per questo, quello virus che... è prego, prego. Cioè, questo virus è complicato prego prego questo virus è complicato non è okay. eh, che sappiamo tutto adesso professore per quanto per quella che è la sua esperienza eccetera in, in questo momento per capire queste, queste misure se e come funzioneranno, stanno funzionando eccetera, quanto bisogna aspettare? Due, tre settimane? Qual è la, la... anche in questo caso se ha senso come domanda? Eh, allora, eh, appunto, secondo me allora, il, eh, chiaramente è chiaramente cambiata il modo di gestire l'emergenza, le, quindi con, lasciando più autonomie locali mm -hmm. a, eh, nel, nel gestirla. Questo vorrà dire che anche... La valutazione dei risultati sì. dovrà essere monitorata a livello locale, quindi dovremo capire se a Milano le, uh, le, 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 quello che è stato uh, deciso avrà avuto effetto o meno, bisogna, dovrà essere letto su Milano, a Trieste su Trieste okay. e via dicendo. Sì, quindi sì, bisognerà sì. monitorare a livello locale e anche lì ci vorranno comunque un paio di settimane perché il tempo da, dal momento in cui si, hanno, si, si implementa una un'attività. Deve, deve comprendere diciamo, le due settimane in cui uno può avere un contagio, eccetera. Quindi le due settimane sono necessarie. Con, con l'ultima domanda, professore, la porto più su un terreno, eh, se crede anche sociologico, magari, ma credo che non sia indifferente. Eh, al, eh, contano comunque le differenze a livello, di, eh, a livello di realtà locali, anche le abitudini, per esempio. P posso immaginare che una... Sì. Per dire un eventuale come si chiama, eh, coprifuoco in, in Spagna di, di, diventa ben più grave perché, stante le loro abitudini con, con gli orari spostati, dalle 23 alle 5 per gli spagnoli sarebbe veramente. cioè, conta anche questo nell'affrontare nella, nell sì. la questione. Sicuramente, a livello aneddotico, si dice anche che il successo della Svezia è dovuto anche al fatto che comunque sono socialmente molto più meno, diciamo, meno espansivi di noi. Ah, ok. Però diciamo eh, sicuramente le abitudini eh, sociali hanno un'importanza. Questo virus sfrutta tantissimo proprio la, la socialità, sì. e quindi per trasmettersi e quindi eh, tutto quello che, che influisce su queste, sulla società delle persone, sulle persone che si, si, si radunano, è. importante diciamo, ha un effetto importante sulla, sulla provocazione del virus. Questo eh, succede sempre, non è solo questo virus, se, sì, tutti sì. i virus si comportano in questo modo. È Ebola stesso, eh, grandi trasmissioni erano fatte nei funerali, perché in Africa si ha l'abitudine di toccare il cadavere, e quindi è si è per contatto. Quindi questo virus è un sì. virus che si trasmette per via aerea, e quindi tutte le, le situazioni in cui ci si incontra, da vicino, in, in spazi chiusi, è una fonte di contagio. Quindi tutto questo influisce sicuramente. Professore, la ringrazio moltissimo per la, sua, per la sua cortesia, come sempre è molto, molto piacevole parlare, parlare con lei, eh, in, in, poi diciamo così, indipendentemente anche dall'argomento, ecco insomma per cui... <ride> la ringrazio, spero diciamo, il motivo per cui diciamo, accetto anche di venire in queste trasmissioni, è proprio cercare di trasmettere un messaggio che dia... Che di delle informazioni precise il certo. più possibile e, e, e non, non creare panico. E ricordare che sono i nostri comportamenti che definiranno il corso dell'epidemia. Dell Quindi mascherine, lavarsi le mani, distanziamento sociale, stare attenti, eccetera. Quindi questo è quello che proteggerà noi, i nostri familiari e, eh, e tutta la popolazione. Grazie ancora al professor Alessandro Marcello, direttore del laboratorio di virologia dell'ICGB. Grazie e buon lavoro. Arrivederci, buonasera. Arrivederci, grazie ancora al professore. Pubblicità, poi rimaniamo in ambito medico, saremo assieme al direttore della prima medica, il dottor Dario Bianchini. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta dedicata a questioni che hanno a che fare con la eh, medicina e con noi come annunciato il dottor Dario Bianchini, direttore di medicina interna su Acatinara. È sì. Grazie per essere tornato, tornato a trovarci. Allora, eh, parliamo subito, dottor Bianchini, della campagna eh, anti-influenzale. Eh, è già iniziata. Eh, i medici, devo dire la verità, la mia dottoressa con una eh, puntualità quasi teutonica mi ha imposto eh, l'appuntamento per andare come si dice, a fare la sponta, eccetera. Quindi insomma, la campagna è iniziata. Mai come quest'anno la vaccinazione anti-influenzale diventa basilare per più di un, un aspetto anche. No? Allora, <coughs> eh, la campagna è cominciata il 5 ottobre. Eh, si concluderà a fine gennaio. Quest'anno è particolarmente importante sia eh, per la tranquillità delle persone sia eh, per la, la sanità nel suo complesso. La tranquillità delle persone perché evitando molto probabilmente di contrarre l'influenza non dovranno porsi il dubbio nel caso di, di sintomi tipo influenzale. E per il sistema sanitario perché riducendo il carico di lavoro che normalmente si ha eh, nel periodo di, di boom dell'epidemia di, di influenza di solito dicembre gennaio eh, in cui probabilmente purtroppo saremo ancora coinvolti dall'epidemia epid di covid eviteremo un sovraccarico di lavoro alle strutture sanitarie ecco chiariamo una cosa dottor Bianchini che forse magari chi purtroppo non ha eh, chi non ha eh, problemi eh, seri forse non riesce a cogliere no perché anche in questo caso forse per una comunicazione in questa volta pubblicitaria più che giornalistica Parecchio così eh, leggera, l'influenza veniva vista come qualcosa. Boh, dai, c'è una, una pubblicità che diceva: Beh, bon, influenza significa cinque giorni a casa, leggi, guardi la TV, eh, eccetera, eccetera. In realtà ci sono dei, eh, come dire, delle categorie dove prendere l'influenza non significa cinque giorni a casa e la tachipirina. È un problema ben più grosso. Diciamo, Cos'è l'influenza? Innanzitutto, l'influenza è una banale virosi, in teoria, che colpisce soprattutto le vie respiratorie. Abbiamo due tipi di virus che la causano, l'A e il B. Normalmente, ha un'incubazione breve e questo è importante perché evita che persone sane e, ma contagiate girino per molto tempo: due giorni, cinque giorni di malattia e poi anche scompare la malattia e anche la persona non è più infettiva. Normalmente, colpisce le prime vie respiratorie, per cui si diffonde un po' come il virus che adesso tanto ci affligge, cioè come il Covid, con le, con le droplets, con l'aerosol, qualche volta anche con il passaggio di oggetti. Eh, colpisce come detto le vie respiratorie e normalmente si limita del malessere, la febbre, le artralgie, mal di testa, però eh, questo è vero nella gran parte dei casi. Una tipica però evoluzione dell'influenza non del tutto rara è la polmonite, che può essere data direttamente dal virus dell'influenza, e in questo caso compare all'inizio nella, nella sua clinica, oppure può comparire dopo 3-4 giorni come sovrapposizione batterica di un, vi, di un batterio sul virus influenzale, in questo caso è tipico che la persona comincia a star meglio, di colpo torna sulla febbre, febbrone e le condizioni generali scadono notevolmente, questo succede molto spesso in persone più anziane con scarse difese immunitarie. E che sono le persone che più spesso vanno incontro alle complicazioni dovute all'influenza, D'inverno la mortalità aumenta nel periodo influenzale mh, e non di poco e soprattutto l'ospedalizzazione delle persone aumenta di molto. E ci sono anche altre complicazioni dell'influenza che però queste non sono correlate all'età e alle condizioni di partenza. Ci sono delle complicazioni cardiache e non di poco conto, per quanto molto rare, come gli miocarditi che eh, possono colpire anche i giovani. E Un'altra sindrome abbastanza tipica dell'influenza è la sindrome neurologica, la Guillain-Barré che è chiamata tanto spesso de, da, in caso degli anti-vax, no-vax, perché, no vax, perché eh, imputano ai vaccini questa sindrome eh, okay. neurologica. In realtà, se guardiamo nel caso dell'influenza, eh, sono molto più frequenti i casi di gambare da influenza che quelli da vaccino. Da vaccino. Oh. Eh, io ho un ricordo tristissimo di quando ero giovane medico di guardia che ho visto morire una donna giovane di 23 anni da, da miocardite da influenza. Così per dire. Che non è una materia tutto da sottovalutare. Mm. Detto ciò non bisogna prendere paura, sono uno di 100.000 casi sì, poi alla fine. Sì, sì. Però è una materia da non sottovalutare, non sottovalutare in generale, ma in particolare nelle persone a rischio, che appunto sono le persone anziane, ma sono i cardiopatici, sono gli obesi, i diabetici e in generale persone gravate da malattie croniche eh, importanti. L'obesità si è visto che è un fattore di rischio non piccolo, tanto che. E nelle persone con BMI superiore, un indice di massa corporale superiore a 30, anche se per resto sane viene fornito il vaccino gratuitamente. Rientrano quindi nelle categorie cate a rischio? Categorie a rischio. Oh, questo. Questo L'importanza di questo fa sì che eh, dal punto di vista della singola persona il vaccino sia utile. Se poi guardiamo l'altro versante de dell'utilità del vaccino è quella della società. Chiaramente ridurre... L'impatto sul sistema sanitario anche al di là del Covid, eh, con i ricoveri, con le richieste di visite, è molto importante, ma è anche, impo anche dal punto di vista strettamente economico, perché eh, le giornate perse per influenza in un anno sono mo moltissime. Eh, in effetti, noi per prevenire l'influenza abbiamo poche, poche armi: l'igiene, che adesso tanto, tanto conosciamo, eh, ci sono delle terapie che però. Funzionano non perfettamente, vanno riservate a persone con delle problematiche maggiori, si usano per esempio nel polmonite da influenza e ancora però soprattutto il vaccino. Perché vaccinarsi quindi è importante? Di vaccini abbiamo eh, di svariati tipi, teniamo presente che attualmente l'unico vaccino che utilizza eh, dei virus vivi attenuati è quello che si usa per via transnasale, che in Italia non ha avuto successo. Tutti gli altri sono virus eh, inattivati o particelle di virus, per cui non sono dei vaccini che causano infezione, sì. ma semplicemente i vaccini che stimano il sistema immunitario a produrre anticorpi. Eh, ne abbiamo svariati tipi: abbiamo quelli naturali, quelli naturali potenziati e quelli adiuvati. Attualmente eh, il sistema sanitario nazionale eh, fornisce i, 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 i normali non adiuvati fino a, 60, fino a 60 anni, dopodiché utilizza quelli adiuvati. Questo perché il sistema immunitario degli ultrasan ultrasantenni è minore e quindi ha bisogno di uno stimolo. Purtroppo utilizziamo ancora il trivalente come adiuvato, cioè non va a coprire tutti i ceppi, ma solo i tre più frequenti. Mentre eh, il tetravalente ha una maggiore copertura vaccinale. Tra l'altro, quest'anno è stata abbassata l'età eh, da ah. 65 a 60, credo anche per ma via, diciamo per che via sopra, eh, la, no, Ma diciamo che le varie società hanno mh, colto due fasce d'età, una sopra i 60 anni e una sotto i 6 anni? E ah, sì, è vero. E per la prima volta vacciniamo l'età pediatrica e l'età adulta sopra i 60 anni. Eh, per, eh, nei bambini il vaccino ha una particolarità va utilizzato con due somministrazioni, mentre nell'adulto basta una sola somministrazione. Purtroppo il vaccino per l'influenza l'ha fatto ogni anno. Questo perché? Perché è un virus che butta Cambia, sì. rapidamente. Il fatto che muti rapidamente fa sì che non è detto che una persona vaccinata non prenda l'influenza. La copertura data dal vaccino può andare dal 15% di singole annate al 90%, dipende da quanto c'è eh, di mutazione. Però si è visto che anche chi contrae l'influenza da vaccinato la contrae più delle volte in forma minore, tanto che anche nelle annate peggiori il carico di ospedalizzazione in corso di epidemia influenzale per persone vaccinate si riduce comunque notevolmente. Allora, c'è una, una cosa anche da dire, poi prendo nota anche di questa, di questa, di questa domanda che arriva via sms. C'è anche un grande equivoco, in parte lei vi ha, vi ha risposto. Eh, nel senso, non è che io eh, ogni anno ripeto questa domanda perché secondo me ripeto, è un equivoco fra i più sesquipedali, non è che se uno fa la, la vaccinazione anti-influenzale poi dopo non so, con, eh, con zero gradi può andare in giro in, in maniche corte, senza berretto, eccetera. Poi magari qualcuno dice, eh, ho, ho, ho fatto il vaccino e sì, però… sono tutti gli altri virus e batteri sì. che girano in agguato ugualmente. Noi sì. evitiamo solo il virus dell'influenza, il mixovirus A e B, Punto. Tutti okay. gli altri virus, Batterie sono tutti Perché per noi. Perché tanti dicono, ah, ho fatto con Ciapparo stesso l'influenza. No, hai preso un'infredatura, hai preso freddo, che non è… Non è... Può anche prendere l'influenza in forma attenuata. In forma? Sì, attenuata ah, okay. e a quel punto si fa lo, ulteriormente lo sciocco continua a dare oh, sì. si prende anche poi un sovrapposta e non è colpa però del vaccino è colpa di quello che ma poi già che ci sono una volta c'era un, 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 un modo di dire non so se era, era l'influenza fatta in piedi eh, eh, in era, per... era tipico di casa mia eh, oppure è, stata, è tipico di me stesso quel poche volte che l'ho presa, io non l'ho preso quasi mai perché mi sono sempre vaccinato però eh, fatte in piedi significa che eh, uno non si cura ma non è una mossa intelligente primo perché porta in giro il virus a tutti mm. che alla fin fine ho capito negli anni che è sbagliato secondo perché ci sono alcune complicazioni in particolare quelle cardiache che sono più frequenti in chi non si riposa 3-4 certo. giorni, diciamo due settimane ma 5 giorni di, di riposo a casa non dico a letto, fa, fa bene allora, eh, prima eh, chiedeva un, un telespettatore adesso mi, mi rendo conto Già io ponendo la domanda, che è forse un pochettino troppo presto, però dice un eventuale vaccino anti-influenzale potrebbe poi confliggere con quello contro il coronavirus quando questo verrà? Yeah. A parte che temo che. Non, 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 non... faremo in tempo purtroppo per aver conflitto. <ride> eh, Magari, ma detto questo, per quello che sappiamo noi, no, eh, si può fare tutti i vaccini eh, che si vogliono, fatto quello di influenza. Tanto vero che quando facciamo il vaccino antipneumococcico, che è quello che si fa oltre 7-5 anni e per proteggere la polmonite, si fa il stesso giorno. Sì, sì, è vero. è vero. Nella, la mia dottoressa, mi ten, una volta, ricordo che mi ha teso un doppio agguato perché ero andato, non ricordandomi che eravamo già entrati nella, nel periodo della, sì, della, sì. della vaccinazione, ha detto bene, bene, si tiri, giù, si tiri giù le maniche, così facciamo tutte e due, eccetera. Oh, ehm, Quest'anno. Molto si, si, si sta discutendo, poi dopo è anche vero che con tutto questo bombardamento di, di informazioni è anche vero che si fa, si fa, un, po di, si fa un po' di caos. Sul numero dei vaccini arrivati, mm. eh, eccetera. Qui possiamo dire qualche cosa? Di, di possiamo dire abbastanza, nel senso che, eh, per quanto riguarda i medici di medicina generale, eh, sono stati forniti abbondantemente di vaccini, così come noi in ospedale, noi possiamo anche vaccinare, oltre che tutto il tuo personale, anche le persone che transitano, dementi. Eh, è il secondo anno che si può fare questo. Ah. Eh, dopodiché, quello che manca è il vaccino in farmacia. E non sappiamo neanche se ci sarà, cioè se uno ha la possibilità di acquistarsi spese proprie. Perché adesso, magari entro un attimo in merito sul come vaccinarsi. Sì. E uno che non è nella fascia a rischio non, non ha il vaccino fornito dal sistema sanitario. A questo punto dovrebbe andarsi in farmacia e il medico di base dovrebbe vaccinarlo. Allo stato attuale in farmacia non si trova, a Trieste non c'è il magazzino proprio perché si è privilegiato di sì. fornire. Si è deciso che eventualmente i vaccini che i medici di base avranno in esubero potranno a loro discrezione distribuirli nei loro utenti. Ci sono delle persone che non sono perfettamente all'interno delle categorie di rischio, ma che comunque non stanno bene, e il medico di base potrà fornire da questo il vaccino. Poi forse in dicembre arriverà anche nelle farmacie. Ho capito. Però la fornitura dei medici generali è stata abbondante e altrettanto, per fortuna, da quello che sono dire, è altrettanto attiva è la partecipazione della popolazione, prima volta quest'anno, perché c'è la fila per fare i vaccini. Eh sì, eh, siamo in un periodo eh. di paura. Eh, come ci, eh, magari entro un po' in merito proprio sulla campagna vaccinale. Allora, come si fa a vaccinare? Si telefona al medico di medicina generale, si telefona al CUP o c'è un numero verde che posso anche dare, mi sono sì. portato che non ricordo a memoria che è il 0434 223522 0434223522 22, con cui si può mettere in lista presso il proprio medico di medicina generale e andare a fare il vaccino. Ci saranno anche tre giorni dedicati alla vaccinazione, sono i vaccinazione days, che saranno il 29 ottobre, il 12 novembre e il, 26, e il 26 novembre, in cui i medici di medicina generale che, ad, che aderiscono alla campagna non faranno altro che vaccinare la popolazione. E in quei giorni saranno sostituiti dalla Guardia Medica, okay. per cui eh, saranno dei giorni dedicati alla sola vaccinazione anti-influenzale. E la vaccinazione sarà del tutto gratuita per quelle, quelle categorie, più o meno che ho accennato prima, ce ne sono alcune altre, insomma. e poi ci sono anche i sanitari, ci sono anche. Ehm, e il personale della polizia e i, i pompieri, ma è importante che siano vaccinati anche i caregiver, chi fa assistenza a persone a rischio. cioè È inutile che certo. il vaccino eh, solo il malato che fa la chemioterapia, per esempio, e poi chi lo assiste non lo vaccina. Quello avrà delle difese così, così e così rischia di prendersi comunque l'influenza. Quindi devo vaccinare chi li gravita attorno. No? Certo. E diciamo anche una cosa: io la, la davo per, per scontata, ma insomma, magari. Chi eventualmente acquistasse il vaccino in farmacia, non è che se lo può… Eh, Meglio sarebbe di ehm, no. Ehm. Allora, secondo quello che è previsto dalle linee guida, la vaccinazione prevederebbe la permanenza di 15 minuti nel, nello studio dove si fa la vaccinazione, perché nei primi 15 minuti, lontani ipotesi poteri nella lontan, desi... lontan reazione anafilattica, più delle volte si ha. Però buona norma sarebbe non autoinocularsi no, no, non, non dica, boh, visto che sei, eh, sì, faccio, eh, faccio io, magari c'è qualcuno eh, che può… Non deve fare. Eh, no, no, ecco, non deve, non deve fare. O oh, c'è un… Mh, eh, un dire, ecco, fine gennaio, no? il sì. È un, term è un tempo limite? Perché normalmente la vaccinazione induce una risposta immunitaria efficace in 15 giorni circa, proprio okay. completa, completa in un mese, eh, farlo a, dopo fine gennaio rischiamo di finire fuori dalla pandemia. Dura la, 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 la copertura per 4 mesi circa, per cui se lo facciamo adesso, da adesso tutto ottobre... Il periodo giusto In novembre può ancora andare benino, dopo comincia a diventare un po' tardi. C'è ecco. anche un come posso dire, mh, mh, comincia la sua, la sua efficacia dopo un po' di tempo. 15 giorni sì? a ah, 15 giorni? Mi scusi, 15, mi, mi giorni. Mi, sì, la, la, 15 giorni e un mese proprio a raggiungere il massimo della risposta immunitaria. Ok, eh, abbiamo parlato di. ecco quanto ha eh, danneggiato, secondo lei, negli scorsi anni? Quest'anno probabilmente appunto ci saranno dei numeri diversi perché, perché immaginiamo anche perché insomma eh, io mi ricordo che c'era un periodo in cui insomma i, i numeri erano abbastanza confortanti abbastanza buoni poi c'è stato un crollo anche in seguito e anche là per come la vedo io c'è forse stata una comunicazione giornalistica forse eccessiva forse non corretta ma insomma bon, lasciamo per... eh, è rimasto secondo lei nella nell'immaginario collettivo questa, come posso dire, questa paura di farsi il vaccino sì, io sì, lo tu. faccio da, da qualche anno per dire la verità non, ho scoperto che ci sono delle, delle persone che io conosco che non l'hanno mai, sì, mai fatto insomma eh, io in questo periodo che particolarmente stimolo le persone a farsi a vaccinarsi mi dicono ma tanto io non ho mai avuto un'influenza l'ho avuto 10 anni fa mi sono messo ma tanti allora eh, L'anno scorso in, in regione il 60% dei ultra-65 65 anni sono vaccinati, ma se guardiamo le persone a rischio, eh, in quelle categorie tra, sotto i 65 anni, arriviamo il 20% in persone a rischio. E' una cosa per cui la mia categoria dovrebbe cospargersi il capo di ceneri, che è il personale dell'azienda ha il 15% di vaccinazione. Ma eh, questo è grave per, due, per tre ordini di motivo. Per loro perché portano influenza in ospedale, perché sono di cattivo esempio, un medico che non si vaccina, come fa ad sono malato, vaccinati? Sì, 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 ce l'aveva raccontato anche un paio di settimane fa il dottor Luzzati, una... Sì, ma scanda... eh, io mi arrabbio per questo, sì. eh, però abbiamo tentato, fatto quest'anno le cose vanno diversamente, ma se no, era così. Eh... Qual è la percentuale eh, cui si aspira? Per... Allora, il minimo che vorremmo arrivare per le persone nelle fasce a rischio è il 75% il gol ideale de dello Stato sarebbe il 95% per persona a rischio certo. e per il resto non so cosa faremo perché appunto per il resto ci sarà una mancanza di vaccini cioè il quarantenne che sta bene e non so mm. dove lo troverà ecco tra l'altro eh, mi è venuta in mente una, una domanda che adesso però mi è, mi, è, mi è sfuggita ma sicuramente la ah è così il concetto del quale si sente parlare anche in questi, anche in questi giorni di immunità di gregge, che cosa, che cosa significa? Ah, significa quando superiamo un certo numero di persone che hanno contratto un virus che induce una risposta immunitaria tale da impedire la propagazione di quel virus nella restante popolazione, cioè se noi abbiamo il 90% di persone che hanno contratto il virus il virus si blocca. Mm -hmm. Ma se non siamo sotto il 70-75% è come niente: certo, che sono anche quegli esperimenti tentati in, in, in Svezia. Finiti, e... eh. oh, chiedere... Inizialmente Johnson era fa anche lui era eh, lui un dopo l'ha preso, ha detto forse è il caso sì, che sì. si riveda la. L'ossigeno la... era la... fattore in Saviera. <ride> Dice: <Vabbè>. bah, insomma <ride> Beh, eh, eh, Volevo chiedere: invece, una cosa sposti... spostandoci un pochettino sul territorio ospedaliero, sì. no? è un dato. Sul quale si è, si è portati a riflettere, ma forse non, non eccessivamente, cioè l'idea espressa su parecchi giornali di recente: che parecchie persone, per le ragioni le più varie, ma fondamentalmente l'idea di aver della paura di frequentare gli ospedali, della paura di contrarre il, il coronavirus, come, come posso dire, lasciano. Non ascoltino certi sintomi o addirittura in, in, in alcuni casi, eh, che ne so, non si presentino alle visite, alle visite di, di controllo, eccetera. E, e anche, eh, allora, usciamo da, dall'influenza e parliamo di questo problema. Questo problema è un problema che si è riscontrato in maniera non, non pesante, pesantissima. Ha avuto più cause le paure delle persone e l'inefficienza tra virgolette, del sistema sanitario che concentrato sul Covid chiaramente dava delle risposte meno efficaci al resto. Se uno, già, se uno ha paura poi le risposte sono lente, le due cose si moltiplicano e non, non, non ne veniamo fuori. Vediamo spesso, io ho visto l'altro giorno un signore con tumore alla mandibola a cavo il fiore perché da tre mesi aveva paura di frequentare l'ospedale, tumori al seno che non hanno fatto screening, e consigliati, tumori intestino che purtroppo ne vediamo tanti. Si sono visti meno casi di, di rivascolazione coronarica durante il periodo della, del massimo del precedente boom epidemiologico. E sicuramente meno ictus in stroke unit. Evidentemente c'è stato qualcosa che non ha funzionato né da parte della, della popolazione, probabilmente anche da parte nostra. C'erano tre ambulanze che portavano i malati Covid, magari la quarta non dava a purtroppo è stata così. Adesso l'azienda sta cercando, nel limite delle, delle fattibilità, di mantenere una certa attività regolare per gli interventi chirurgici. Allo stato attuale anche l'attività ambulatoriale, almeno per quanto riguarda... L'attività eh, non diciamo urgente, ma quella di ferita breve, le, i codici eh, di mantenerli, proprio per evitare che eh, associando un po' la paura, un po' la difficoltà, eh, certe cose vadano a trascinarsi per le lunghe. E, e certamente richiede un impegno perché molte energie dell'azienda sanitaria vengono indirizzate verso il Covid. So e la gente ha paura dell'ospedale. Allora, la paura ver verso l'ospedale poteva avere un senso a maggio, l'ospedale avevamo tanti casi, forse li, li avremo in futuro, fino a una settimana fa posso dire che se in un posto giravo sicuro all'ospedale è molto peggio andarsi a fare un caffè al bar. Io devo dire la verità, ho avuto un, 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 lieve, un lieve problema con, con mia madre due o tre settimane fa e io che sono anche ipocondriaco per conto terzi oramai, però eh, io ho ragionato, ho detto è inutile che, 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 che stia qua, con, ma forse ne passa. Eh, Io posso dirle che nel mio reparto vengono fatti i tamponi ogni 4 giorni a tutti i dirigenti, il personale adesso va rallentato perché non c'è più l'epidemiologia, ma lo faceva settimanalmente. Adesso lo, fa, lo faceva ogni mese e temo torneremo a farlo settimanalmente. Quindi il rischio all'interno della struttura è basso. Certo se l'epidemia, però a questo punto se l'epidemia, cioè eh, i casi sono talmente tanti negli asintomatici, sarà difficile. È tutto a rischio. Sì, quindi non, non è che lei, anche, anche. Certo, che quando c'era il lockdown la gente stava in casa e allora andare in ospedale era più a rischio, perché se non stava in casa è chiusa la barricata dentro. Sì, sì, sì. Oh, tornando, lei vi ha accennato un attimo prima, ma forse giova, giova ricordare anche, anche questo: no? che ehm, le, eh, le precauzioni che ci sono state consigliate in questi, in questi mesi contro appunto il contagio da coronavirus, che poi, secondo alcuni suoi colleghi un po' più anziani, sono quelle precauzioni come dire, di, di, di buonsenso che una volta a noi, a noi persino a me insegnavano: cioè lavarsi le mani, ehm, tossire sempre con, eh, con le mani davanti alla bocca o comunque insomma. Sento adesso, col gomito, ecco, sul gomito, eh, eccetera. Tra l'altro ho notato che nei saluti ormai tutti quanti in, non si sa quanto consapevolmente citiamo Franco Franchi perché sì, con sì, questa sì. cosa del gomito mi ricorda quella gay, però eh, la stessa mascherina possono anche eh, come dire, rallentare il rischio di contagi da influenza. Ma pare che in Australia, dico in Australia, perché Australia eh, sì, per l'Australia c'è l'influenza. Sì. È l'estate, no? perché l'influenza si diffonde non in inverno ma nei mesi freddi... parlato fre prima proprio con l'altro ospite. Nei mesi freddi, questo. no? E l'influenza diminuisce drasticamente. Eh, Quindi ci sono comportamenti che, che... Che sono comuni. Probabilmente funzionano ancora in più sull'influenza che sul Covid. Il Covid è un grosso problema, è il periodo di incubazione. Nel senso che anche quando è sintomatico, esplode dopo tanti giorni. Influenza sì, sì. dopo due o tre giorni. Gente sana in giro con l'influenza, se ne è poca. Col Covid ce n'è tanta. Poi sono tutti asintomatici che probabilmente l'influenza non ha, e per cui, in realtà, questi chiamiamoli untori sani, ce ne sono molti di, di, di meno con l'influenza. faccio anche a lei una domanda che mh, forse è più una mh, non, ha basi, non ha grandi basi scientifiche per come la pongo io, poi dopo, um, è, è, è vero che sto Covid, eh, che, che, che il coronavirus, circolava prima di quanto. Di di quanto ce lo abbiano raccontato e che quindi magari qualcuno che lamentava verso febbraio dell'anno scorso prima un'influenza particolarmente, particolarmente dura, particolarmente grave poteva magari avere il coronavirus. Cioè, è un ragionamento... Eh, ah, non sono virologo, non sono infettivologo. Eh, L'ho letto anch'io, l'ho letto anch'io che sono riviste serie. Sicuramente a gennaio circolava già in Italia, probabilmente già qualcosa a dicembre, già in ottobre-novembre in Cina. Per cui insomma. potrebbe due, anche ha dovuto creare una carica virale suffic sufficiente nella popolazione per poi espandersi in quella maniera. Non è che da un giorno all'altro eh, esplode così, no? sì. per cui ci deve essere una quantità di persone infette sufficiente per poi esplodere in quella maniera. È cambiato ehm, nel, nei, nei vostri confronti l'atteggiamento da parte delle persone riguardo la classe medica dopo... Ma dovrà... ah, in quel periodo sì. sì non so per quanto e vedremo nel futuro, Quel periodo sicuramente sì, nel periodo brutto proprio del massimo dell'epidemia, sì c'è più rispetto. Sì perché ho letto anche delle cose che mi pare… Dopodiché siamo passati da parte opposta anche per certi versi. Sì, diverse, sì ho, letto, ho letto, ho letto. Ma non a Trieste, mi pare che la cosa non sia in Lombardia che è stato parecchio di queste cose. Sì là. anche perché, eh, vabbè. Allora Dottor Bianchini, ricordiamo che eh, appunto la campagna anti-influenzale contro l'influenza è attiva dal 5 di ottobre e arriva a, uh, a fine gennaio, uh, anche in questo caso poi dopo chiudiamo il ruolo dei medici di famiglia. Beh, sono i pivot di, di questa situazione. Dico, sono i pivoti, eh, queste... non avevo capito. Eh, beh, un po' di sport, no? sono i pivoti. Eh, lei que... sa che io su, su sport sono un po'. Eh, sono i pivoti di questa situazione perché, d'altro canto, questa volta è stata affidata veramente a loro il, il, la campagna, il cielo in mano loro. Grazie, dottor Bianchini. Il, il dottor Bianchini è il direttore della medicina interna. Dell'ospedale dell di Catinara. Noi chiudiamo questa puntata di Trieste in diretta. Vi ricordo che alle 19.30 c'è l'appuntamento con il telegiornale e poi dopo, dalle 20 alle 20.30 l'altra eh, diretta, la coda del telegiornale sempre in diretta. Trieste in diretta torna domani alle 17.30 e vi già anticipo invece che venerdì, come sapete da un paio di settimane abbiamo questa puntata in esterna registrata di Trieste in diretta, che quindi questo se vogliamo è anche un po' divertente da dire. Ogni venerdì nella prima parte noi andiamo a raccontarvi un'opera d'arte presente a Trieste, venerdì saremo assieme all'architetto Acerboni in piazza Oberdan per parlare del Cantico dei Cantici di Mascherini. Grazie a tutti, buon proseguimento. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.